Oh, eccoci qui, cari bambini. Ma, dov'è finita la maschera? Benissimo, benissimo. Ora spiego la commedia dell'arte. È un genere teatrale molto particolare che si sviluppò nel XVI secolo. Gli attori erano caratterizzati da eccellenti doti mimiche, una buona parlantina, molta fantasia e la capacità di sintonizzarsi con gli altri attori in scena. E le maschere più famose sono... Oh! Arlecchino. Sono una maschera? Ah sì? Perché tu non sei una maschera? Io no, sai? Cosa ti ha detto Giocondina? Che? Hai sentito tutto? Sì, ma non lo diciamo ai bambini. Ma l'ho sentito! Vabbè. Sono una maschera di origine bergamasca. Sono nata nei quartieri poveri di Bergamo. Sono molto bizzarro, giocherellone, furbo, affamato, ho sempre fame! Di che? Di tutto! E pensate, la mia maschera è di origine medievale. Ma veramente? Ma avete capito? È di origine medievale! Non è possibile! E sapete, il mio costume adesso è così, ma inizialmente era tutto bianco, ricoperto di tante pezze colorate, proprio perché sono nato nei quartieri poveri. Lo sapevate, bambini, questa cosa? Io sì! Veramente? Oh, che pazienza avete, bambini! Sì, boh, Arlecchino, basta! Ma i rotoli? Coriandoli! Va bene! Ora passiamo alle altre maschere della commedia dell'arte! Manu! Manu mostra la nostra maschera. Pantalone, di origine veneziana, Pantalone è un illustre cittadino della Serenissima ed egli rappresenta un vecchio dal carattere avido e meschino. Indossa una lunga casacca, cappello nero, pantaloni e calze rosse, tipico colore del mercante di Venezia. Bene, Manu, vai con l'altra maschera. Benissimo, benissimo. Meneghino. Maschera lombarda di origine milanese, dal carattere bonario e generoso. Durante l'insurrezione delle 5 giornate di Milano nel 1848, fu scelto dai milanesi come simbolo di eroismo. Benissimo. Vai, Manu. Balanzone. Balanzone nacque a Bologna ed egli rappresenta un simpatico dottore, fiero e un po' presuntuoso, ma molto colto. Vestito di nero, con cappello e maschera neri, porta un'ampia toga tenendo sotto braccio i suoi manoscritti. Adesso tocca a me! Va bene! Vai, sbrigati! Sì, la notte ricordiamoli, come mi hai detto tu prima, chiaro? Va bene! Eccoci, ma no? Vai con la prossima maschera. Gianduia. Gianduia prima fu un burattino, poi dopo divenne una maschera. Una maschera piemontese dal carattere ingenuo, allegro e bonario e diventò il simbolo del popolo torinese. Gianduia non indossa maschere,